So che cosa facciamo? Ci spostiamo, andiamo di nuovo a raccontare un'altra storia. Non ci fermiamo mai, non ci sediamo mai a mangiare, soprattutto, anche se qui siamo pieni di cibarie. Stiamo per partire alla volta di Boston e ascoltiamo il racconto di un grande illustratore, un calabrese, origine calabrese, che ha ottenuto uno straordinario successo con le storie di Streganona, cioè una strega buona, un po' come la sua nonna. Stefano Salimbeni ci spiega chi è questo personaggio. È venuta lei da me, come per magia. Era il 1973 o 74. Ai tempi insegnavo ed ero in una riunione di quelle particolarmente noiose. E come sempre alle riunioni facevo scarabocchi. Punchinello, from the Commedia dell'arte characters. E mentre disegnavo Pulcinella, il personaggio della commedia dell'arte, per uno spettacolo che dovevamo fare nel dipartimento di teatro, ho cominciato a fare il naso, poi il mento, e all'improvviso è venuto fuori il suo primo ritratto originale. Appena l'ho visto, ho detto: si chiama Streganona. And her name is Streganona. I knew the strega, you meant, conoscevo la parola strega. E chiamavo mia nonna Nona, con una N, come tutti i bambini italoamericani. Non che le assomigliasse, però, niente affatto. È stata pura e semplice ispirazione. Di sicuro è stato il giorno più bello della mia vita. Non so quanti libri di Strega Nona abbia venduto esattamente. Dei circa 25 milioni venduti in tutti e 50 gli anni di carriera, saranno almeno un terzo. Io comunque ai bambini dico che la piscina che ho in casa, beh, me l'ha costruita lei. Ci sono 12 libri di Strega Nona in stampa al momento e quello che sto lanciando oggi ne ha dentro 6. È una sorta di collezione, con del materiale in più, come un breve racconto che spiega l'origine di ognuno di essi e anche una mappa del suo paese, che ovviamente è in Calabria, visto che i miei nonni venivano da lì. Penso di essere più italiano adesso di quanto lo fossi da bambino. Mio padre è nato qua e non parlava italiano. Di conseguenza non l'ha insegnato a noi. E comunque se l'avesse fatto sarebbe stato dialetto calabrese. Sì, perché da parte di mio padre erano tutti calabresi. Mio nonno veniva da Paola e mia nonna da Cosenza. And my grandmother was born in the province of Cosenza. She was a good strega. Mia nonna era un po' una strega, ma una strega buona. Mi ricordo che avrò avuto circa 8 anni. Le donne del quartiere facevano la fila nel cortile di casa e mia nonna stava lì con una bacinella d'acqua calda e un'ampolla d'olio. Prendeva un capello dalla testa di ognuna, lo mischiava con l'acqua e con l'olio, poi diceva delle cose incomprensibili che lei chiamava la preghiera. Apparentemente funzionava perché dopo quel rito tutte quelle donne che soffrivano di mal di testa dicevano: mi è passato, mi è passato. Oh, come che c'è da? Headache is all gone. I know some people who have created a character in children's literature. Conosco colleghi che dopo aver creato un personaggio poi non riescono a distaccarsene. Ne restano come intrappolati nel recinto. Io mi sono sempre considerato un artista completo, che poi, si dà il caso, scriva e illustri anche libri per bambini. Dipingo molto, su tela, su pareti, soggetti sacri soprattutto. Quindi in quella trappola, in quel recinto, io non mi ci sono mai messo. It's a very difficult art, to be perfectly honest. Questa è un'arte molto difficile. I bambini, sapete, sono i critici più spietati. Non gli sfugge niente. Una delle storie di bambini che cito più spesso è quella di Andersen, in cui tutti pensano che il re sia vestito di vesti lussuose, perché così gli è stato fatto credere. E l'unico ad accorgersi del fatto che, al contrario, il re è nudo, è esattamente un bambino. Except a little child who says, but daddy, the emperor is naked. Nel momento in cui entro nello studio mi viene il panico. Cioè, la storia viene sempre per prima e le illustrazioni in un secondo tempo. Quindi quando inizio a disegnare, beh, è un momento importante e non nascondo che ogni volta la cosa mi spaventa. Ma mi preoccuperei del contrario.
Non c'è niente di peggio che la troppa sicurezza, specialmente per un artista. È mortale. Kills it, kills the art. And I'm a high school teacher. Per 60 anni mi sono guadagnato da vivere con la mia arte e lo dico con grande orgoglio. Quelli che dicono, oh la pensione, non vedo l'ora di andare in pensione. Proprio non li capisco. O meglio, non so cosa significhi. Cioè, se non sei soddisfatto del tuo lavoro, non dovresti farlo proprio. If you're not happy doing your work, you should be doing it in the first place. Non io, ma scopriremo fra poco.